non trova spazio nel bunker della Samp, colpo di testa di Lalas, pallone sui piedi di Ciocci, buono il numero, la conclusione e il Padova in vantaggio. Ritengo meritatamente perché ho visto la Sampdoria soffrire con il gran gol da parte di Massimo Ciocci ed è il primo gol di Ciocci con la maglia bianco scudata dopo il suo ritorno pochi istanti fa. Merito di Lalas che ha fatto una torre. Ecco, l'inserimento dei giocatori del genere Prato, soprattutto quelli bravi in gioco aereo, possono determinare questo. Anche perché una palla in profondità alta, giocata in verticale, in modo irrazionale, che però ha determinato un'azione efficace. La soddisfazione di Mauro Sandreani, 41esimo, Padova, si sblocca il risultato. Molto vellutato e pericoloso. Al centro per la testa di Carambò, recupera Balleri, reagisce subito immediatamente alla Samp. Seedorf prova il cross, Mancini e pallone in rete, attenzione il pareggio della Samp dopo neanche un minuto. Mancini, sono degli elementi così inconsci che c'è una reazione sempre da parte della squadra che subisce il gol. Io allora da allenatore dico